E ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Red Dead Redemption 2, capitolo River Monster a caccia di pesci leggendari. Dopo lo scorso episodio che ci eravamo fatti la trota iridea e il salmone rosso leggendario, siamo qui a Beecher's Hope, ovvero casa del nostro John Marston, pronti per andare a prenderci gli altri pesci leggendari, ovvero dobbiamo in questo episodio prendere il luccio nordamericano e il persico trot del miglio. Allora, noi siamo qui ovviamente nella nostra casa a Great Plains, nella contea di Great Plains. Allora, dobbiamo iniziare con il luccio nordamericano che è vicino al Dakota River. Eccolo qui, già lo si intravede, questo qui, il pesce leggendario. Quindi dobbiamo andare in questo punto. Quindi direi che possiamo avviare e farci la nostra cavalcata. Qui il salvataggio automatico, sì caro mio, va bene. E niente, ci avviamo ragazzi, ci avviamo verso quello che è la nostra prima location. Ladies and gentlemen, eccoci qui, siamo arrivati. Siamo arrivati nel posto dove c'è il pesce leggendario, dove c'è il luccio nordamericano. Ok, allora lasciamo qui un attimo il nostro cavallo. In teoria dovrebbe essere qui. Almeno qua il segnale mi segna questo posto. Allora, canna da pesca. Mettiamo l'esca da fiume però. Ok, perché siamo fiume. Perfetto. E no, oddio, così è un po' una merda però, eh. Ok, adesso il tiro c'ha un po' più senso. Vediamo un po' se riusciamo magari subito a prenderlo al primo colpo. Se magari bisognerà fare qualche tentativo in più. Questa prima battuta povera. Proviamo da questo secondo lato. Uè, che è successa la visuale? Holy shit! L'ha preso! Ok. Vieni qua. Vieni qua per follino. Che è lui? Non lo so. Beh. Mi sembra un po' piccolo a me sinceramente per essere lui, eh. Mi sa che è lui, fra. Luccio nordamericano leggendario. Tieni, 4,11 kg. Bello schifo. È proprio una cosa di merda, è proprio un pesciolino schifoso. Va bene. Mettiamo via la canna da pesca, allora. E proseguiamo. Andiamo avanti, dobbiamo andare a prendere quell'altro, volendo. Che, pesce trovato a Drumiglio è qui, nel Hoangila, in questo lago dove c'è anche la diga. Volendo, visto che dobbiamo passare per Strawberry, volendo ci fermiamo a Strawberry e intanto lo spediamo. Se può fa, se può fa. Allora, dovrebbe stare di qua, quindi probabilmente dobbiamo andare in questo luogo. Vedi, passiamo per Strawberry, il che è preciso, anche se passiamo anche per questo alla Rig Station. Magari ci fermiamo alla Rig Station, così almeno evitiamo di fare troppa strada con il pesce leggendario nella bisaccia. Va bene, dai, andiamo. Ok, eccoci qui al centro postale. Inviamo la posta, inviamo il pesce luccio nordamericano a Jeremy Gill. Perfetto, 8 su 13, la ringrazio. Ok, adesso possiamo proseguire e andare verso la nostra destinazione, ovvero il fiume, il lago, per pescare il luccio nordamericano. Cioè, il pesce trota Drumiglio, scusate. Oh, ma gli ho dato due colpi di fucile a pompa. Può essere che non muore, sto rincoglionito. Cioè, porca di quella troia. Ladies and gentlemen, siamo arrivati qui. È stata la zona di pesca di un pesce leggendario. Che roba è quella?
È un animale. E fin qui. Un animale sconosciuto. Che fai? Non lo prendi? Aspetta che intanto mi prenda anche la radice di Bardene. Perché che fai? Sta qua, non la pigli. Tanto sicuramente quell'animale si posa poco, perché gli ho sparato con la carabina. Secondo me, essendo un animale piccolo, là era buono il fucile Varmit. Però, vabbè. Oppure l'arco. Ma vabbè, che siamo noi per giudicare, tanto non ci serviva solo sapere che animale era. Castoro, mi pare. Prendiamolo. Castor americano. Cucina? Lo possiamo cucinare? Vabbè, non penso lo possiamo cucinare così. Così sano sano. Allora, lasciamolo innanzitutto. Lo scuoiamo. Vabbè, ha fatto una cosa bella, bella e integra. Volendo se può ottenere ghiando le odorifere. Vabbè, magari questa se può ottenere. Carichiamola, va. Ok. Allora, siccome siamo arrivati nella zona di un pesce leggendario, ovvero il pesce trota del Miglio. Allora, questo si vede chiaramente che è un lago. E vabbè, e niente, e niente. Ma infatti secondo me ci conviene pescarlo direttamente da qua. Ma non so voi. Anche se no, forse no. Ci conviene andare a pescare alla riva. Stanno bei pesci grossi, eh. Dei pesci grossarelli ci stanno. Allora, impugniamo la nostra canna da pesca. Mettiamo l'esca da lago. E signori, si va a caccia del persico trota Dolomiglio. Vai così. Ok, vediamo un po' se magari lo prendiamo al primo colpo questo, o come il Luccio dobbiamo fare un secondo tentativo, se non addirittura un terzo. Ci sono molti pesci, quindi è probabile che magari non lo prendiamo alla prima botta. Magari possiamo prendere qualche altro pesce, anche se qua non ha bocca un ciufolo. E niente. E niente, e niente. Ok, l'ha preso. Ok. Penso sia lui, eh. Perché lo vedo. L'ho visto saltare, l'ho visto bello aggressivo. Cadi quella puttana. Mi sa che è lui, fra. Eh no, è lui. Non resistere, pezzo di merda, che ormai sei arrivato, stai qua fuori. Sì, l'abbiamo preso, è proprio lui. Che bella bestia, ragazzi, 10 kg e 15. Questo lo teniamo. Perfetto, guys, persico trota Dolomiglio leggendario. Carichiamo sul cavallo, signori. Ok, perfetto. Signori, allora dobbiamo solo adesso andarlo a spedire, visto che abbiamo Strawberry qui vicino. Direi di andare a Strawberry, anche perché poi gli altri mi pare che stanno da ste parti. Vabbè, Strawberry, dai, andiamo a Strawberry, ufficio postale, e andiamo a spedire codesto pesce. Dai, che palle sto cazzo di cavallo!
Ha fatto pure cascà il pesce, sto cavallo di merda. Dov'è? Signor, dove va? Dove corre? Ma dove va? Ma dove va? Signore, ma dove va? Dove? E scappa lui. Mannaggia quel porco. Ok. Eccoci qua. Ciao Hector. Devo inviarti il persico trattato l'omiglio. Perfetto. Soffia sulla sua intelligenza, vabbè. No, no, infatti sono venuto a portare la bossa. Signori, allora, concludo qui questo episodio. Adesso salvo perché è cosa buona e giusta. Io vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Red Dead Redemption, capitolo River Monster, a caccia di pesci leggendari. E ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul canale. Ciao a tutti ragazzi.